Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi, mamma mia, video interessantissimo ragazzi, perché oggi parleremo di un bel po' di novità che sono state recuperate nei file di Fortnite. Abbiamo trovato qualcosa relativo ai regali, finalmente qualcosa si sta muovendo. Sono stati recuperati anche dei file inerenti un nuovo oggetto leggendario e cos'è che era il terzo file che non me lo ricordo, l'oggetto leggendario, la cosa sui regali e poi c'era vigliacca vigliacca una nuova novità sui veicoli, non me lo ricordavo, chiedo scudo. Partiamo subito allora ragazzi, intanto nel dire che finalmente stanno cominciando a muoversi le cose nella mappa di Fortnite. Abbiamo visto tutti che comincia a piovere sabbia ragazzi, comincia a piovere la sabbia dalla crepa nel cielo e avevo già visto io durante le mie strane corse in giro per le location della mappa che ci sono soprattutto nei bordi tra il verde e la nuova area desertica delle piccole tormente di sabbia. Non so se ci avevate fatto caso anche voi, comunque sembrerebbe ragazzi o che si stia veramente avvicinando una nuova era, potrebbe essere appunto l'arrivo ipotetico degli egizi, non lo sappiamo, o semplicemente potrebbero essere dei cambiamenti climatici che sono stati inseriti nella mappa di Fortnite per dare un tocco di realisticità un po' di più al nostro gioco. Ma lo so che voi siete lì che mi sfrigolate da sotto come il bacon croccante ragazzi, quindi voglio subito farvi vedere la prima immagine ringraziando ovviamente i miei informatori, quello che succede su Twitch e YouTube e il nostro Fabione. Siete pronti? 3, 2, 1, Sankata ragazzi, guardala qua, Twitch Xyuder, ok, che mi fai vedere il copertone di una macchina, ragazzi, sì. È il copertone di una macchina ragazzi, non è però un copertone di una macchina classico, questo ragazzi è un nuovo oggetto leggendario che credo arriverà prestissimo nei nostri file di gioco pubblici ed è ragazzi una piscina gonfiabile volante. Esatto ragazzi, esatto, come sappiamo stanno introducendo dentro Fortnite la possibilità di muoversi per la mappa non solo a piedi. Abbiamo visto nella scorsa season l'arrivo dei carrelli, abbiamo visto in questa season l'arrivo dell'ATK che sarebbe il caddy da golf in poche parole. Questo oggetto ragazzi, come già vi anticipavo, di rarità leggendaria, sembrerebbe, non si sa come funziona, ma abbiamo trovato la descrizione che dice: lancia la tua piscina e vola insieme ai tuoi amici. Quindi potrebbe essere una sorta di tipo mini elicotterino, chiamalo lì in un modo molto molto attenzione, comunque non sappiamo altro né in quanti si potrà salire né com'è il gameplay fisico di questo oggetto, conosciamo solo la sua immagine e la sua descrizione, quindi ragazzi stay tuned per andare ragazzi a vedere con il passare dei giorni se salteranno fuori delle novità su questo interessantissimo, chiamiamolo così, nuovo veicolo. Andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti con un altro file interessantissimo pescato sempre nel sorgente. Ragazzi, è stata trovata una cartella sotto la cartella giocattoli che noi qua chiamiamo toy. La cartella si chiama Vehicle Decoration. Ragazzi, stanno preparando la possibilità probabilmente di avere delle personalizzazioni sui veicoli e in questo caso io credo si parli solo ed esclusivamente del caddy. Già abbiamo visto ragazzi come in altri videogiochi tipo H1Z1, tipo Rules of Survival, credo anche PUBG, ma non ci metterei una mano sul cuoco, ci sia la possibilità di avere la skin personalizzata per il veicolo
così come si hanno le skin personalizzate per il personaggio. Staremo a vedere, ragazzi, se anche la nostra skin personalizzata arriverà su Fortnite, e vedremo che cosa ci riserverà il futuro. Ma adesso, ragazzi, porca, io lo so che voi siete qua per aspettare quella notizia qua. Io lo so, ragazzi, attenzione, ci sono novità sui regali degli oggetti. Prima di farvi vedere l'immagine che è parte del codice sorgente, voglio ricordarvi a tutti che per attivare la funzionalità di ricevere regali da parte dei nostri amici, bisogna cliccare nelle impostazioni di gioco la rotellina in alto a destra a forma di ingranaggio, spostarci proprio dove c'è il logo dell'omino, che sono proprio le informazioni personali del nostro profilo, e mettere la spunta all'ultima voce dove dice desideri ricevere regali, mettere la spunta su sì. In questo modo, ragazzi, il nostro account sarà abilitato alla ricezione dei regali. Allora, attenzione, ragazzi, scatafini! Che cacchio è questo? È una roba molto interessante questo, ragazzi, ve lo allargo un pochettino. Questo, ragazzi, è parte del codice di un eventuale lavoro che stanno preparando per i regali. Andiamo a vedere un attimo le righe una alla volta. Allora, la prima riga ci dice item not found, quindi questo è un messaggio di errore che viene restituito al server di Fortnite qualora ci fossero problemi con lo scambio dei regali. Perché dico scambio? Ve lo dico subito. Andiamo a leggere la seconda riga che dice we can't find item you're looking to gift, we haven't checked the stock room, please try again. Anche questo, ragazzi, è un secondo messaggio di errore che viene restituito, e qua bisogna capire perché in italiano dice noi non possiamo trovare l'oggetto che tu stai cercando da regalare. Abbiamo, tra parentesi, abbiamo comunque controllato nel tuo armadietto, please try again, quindi per favore riprova. Questo vuol dire che noi comunque dobbiamo avere, cioè gli oggetti credo non siano regalati, credo che siano scambiati, perché è vero che ci dice la voce puoi accettare i regali, ma se noi andiamo a leggere questa riga, aspetta che mi parte via il dito, no, questa, ma quella sopra dice not so fast, la terza riga, non sei stato abbastanza veloce. Questo vuol dire che mi suggerisce una cosa che vi avevo già anticipato qualche giorno fa, che ci sarà veramente, che sarà veramente impossibile ricevere truffe per quello che riguarda lo scambio degli oggetti. Nel senso, io credo che noi mettiamo un oggetto in uno slot, voglio regalare la skin dello Skull Trooper, la metto nello slot, il sistema, e poi selezionerò l'amico a cui la voglio regalare, il sistema elabora la nostra richiesta, ma finché il nostro amico non ha messo nel suo slot la skin probabilmente di stessa rarità che vuole regalarci, lui non farà lo scambio e avrà tra l'altro un timer, come leggiamo sopra, not so fast, non sei stato abbastanza veloce. Quindi credo che le truffe siano praticamente impossibili, perché la prima cosa che a me è venuta in mente è ok, uno mi dice mi regala la Gold Trooper e se poi non me la regala in cambio dello schiaccianoci, e se poi non me la regala, quindi in realtà credo che saremo tutelati veramente in una maniera incredibile. Andiamo a leggere la penultima riga, che è anche questa molto interessante, dove dice this item cannot be purchased as gift, please select different item. Questo ci fa capire, ragazzi, che non tutto si potrà regalare. Quindi molti di voi dicevano Xuder, ma le skin del pass battaglia, per dire il cavaliere nero, si potrà regalare? Secondo me no, anche perché io credo che le skin base sbloccabili nel pass battaglia rimangano al giocatore che ha affrontato la season della skin.
mentre le skin che sono state acquistate, così come i picconi, così come i deltaplani, forse anche i balli, invece potrebbero essere regalati, una sorta di rimborso, tra virgolette. A me non mi piace, trovo uno che me lo scambia con un'altra cosa e via così, quindi staremo a vedere. Ultima riga, ragazzi, molto semplice, l'avete capita anche voi, dice gifting fail, quindi in poche parole un altro messaggio di errore che ritorna dal server qualora non dovesse andare bene un tentativo di scambio. Beh ragazzi, questo era tutto quello di nuovo che sappiamo su Fortnite. Vi ricordo ragazzi, se vi è piaciuto questo video, di mettere un bel pollicione in su. Siamo tutti mega hype per l'arrivo dello scambio dei regali, ma quel file che abbiamo appena visto ci fa presagire che non dovremo aspettare ancora molto. Un bel like, mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!